Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, oggi prova della nuova Yamaha MT-09 versione SP. Questa ragazzi è la versione più bella. Siamo dal concessionario FB di Lodi, ovviamente Yamaha ufficiale, che appunto ci concede in prova questa moto. Avete già visto il video, un po' di presentazione, qualche caratteristica. Vi ho detto che il faro secondo me non è male. Sapete che io l'ho sempre criticato il faro. Ragazzi, io tranquillamente posso parlare liberamente, quindi non è che sono soggetto a devi dire che il faro è bello. Vi dico onestamente, non è un faro bello, ma è un faro che secondo me ci sta, non rovina la linea, questo intendo. Cioè non è che dite è un faro brutto, rovina la moto, che brutto, non me la compro. Come estetica vi dico, è un faro particolare, non è così brutto come le prime foto trapelate da Yamaha facevano sembrare. È particolare, ecco, con questo faro rotondo in mezzo, però non è male, ecco, intendo solo questo. Non dico che è bello, però dico che lo apprezzo più di quanto pensassi all'inizio, diciamo così. E adesso, discorso design a parte, volevo un attimo chiarire, partiamo con la prova. Sapete che ho sempre criticato la 09, criticato, vi ho sempre detto, non mi piaceva molto per un discorso posizione di guida. Vediamo un attimo se è cambiata, se è migliorata. Prima però mettiamo in moto. Ovviamente ad accompagnarci ci sarà Daniele, responsabile della concessionaria. Allora, datemi un attimo per prenderci confidenza. Microfono, spero che si senta bene ragazzi, se gracchia, non gracchia, si sente male, io me ne accorgerò a fine prova nel caso, io farò delle prove nei prossimi video per correggere il discorso audio, quindi ogni volta è sempre un test per l'audio. Spero comunque che si senta bene. Allora, bella la strumentazione, non è molto grossa, è un 3.5 TFT, però si vede bene, i numeri sono abbastanza grandi, a colpo d'occhio vi dico sono ben leggibili, quindi strumentazione non enorme, ci sono strumentazioni più grosse, però a colpo d'occhio mi piace perché è ben leggibile, vedete, marcia inserita, e abbiamo ovviamente anche l'elettronica attivata e abbiamo ovviamente l'indicatore di velocità e dei giri. Allora ragazzi, siamo sulla versione più bella, la SP, che va a costare 11.200 euro da listino. Vi racconto un attimo la moto come è fatta. Allora, vi ricordo, motore 3 cilindri, 8,90 di cilindrata, potenza 119 cavalli a 10.000 giri, coppia 93 Nm a 7.000 giri, peso di questa moto 190 kg in ordine di marcia, 1 kg in più rispetto alla versione normale che ne pesa 189. Questo dovrebbe essere un giro più movimentato rispetto a quello della MT-07, che vi ricordo comunque una moto che mi era piaciuta. Per quanto riguarda la ciclistica, abbiamo il telaio Delta Box in alluminio, abbiamo sospensioni regolabili con forciera da 41 mm della Kayaba, asteri rovesciati, abbiamo il mono sempre della Kayaba, pianto frenante doppio disco anteriore da 298 mm, mentre posteriore singolo disco da 245 mm, pneumatici ovviamente Nissin, pneumatici 120-180, elettronica velocemente, piattaforma inerziale a 6 assi, ABS cornering, traction control regolabile su 3 livelli. Siamo nel livello o 2 o 3, qua c'è un 2, qua c'è un 3, adesso TCS sarà questo, penso che siamo nel 2 o nel 2 o nel 3, siamo comunque regolabili su 3 livelli, abbiamo l'antipennata, abbiamo lo slide control e abbiamo l'engine brake control, controllo freno motore, e adesso partiamo. Vi dico, allora, come sto in sella, ci sto bene, mi piace la posizione di guida, trovo che sia un po' diversa rispetto al modello che ho provato 2 o 3 anni fa. Wow ragazzi, appena apri, qua oggi c'era divertirsi, perché appena apri, mamma mia che risposta, motore 3 cilindri e si sente, wow, niente male, già dalle prime battute appena sfiori il gas subito senti comunque la moto che va, ed eravamo in quarta, la moto
moto ha anche un ottimo sound, si sente, ovviamente nel casco col microfono dentro non sentirete niente, per il sound sentirete comunque poco, c'è un po' di vento, quindi ripeto, spero che l'audio si senta bene o quantomeno accettabile. Ah, la moto monta anche quick shifter, mi stavo dimenticando, che è una cosa che io non vado mai a usare. Buona la frenata, molto buono l'inserimento, moto molto agile ragazzi, molto molto agile. Wow ragazzi, è divertentissimo. Non abbiamo un passo di montagna sotto mano purtroppo, però ci accontentiamo di queste strade. Però è molto agile, cioè nel senso la muovete bene, quando arriva per esempio una rotonda così entra bene, poi ovviamente ripeto non siamo in un passo di montagna, quindi non posso dirvi in un misto stretto quanto può essere efficace, ma sembra in effetti molto molto efficace, che potrebbe esserlo. Ah, altezza sella 815 mm memoria, e vedete che tocco bene da entrambe le, da entrambi i piedi. Io sono alto 1,87 e vedete che non ho nessun problema a toccare terra. Moto molto facile se uno comunque ha esperienza. Ovviamente qua abbiamo i controlli elettronici, quindi volendo, capite, avete poca esperienza, mettete traction control livello massimo e siete a posto. Però è una moto che dà molto feeling. Soprattutto mi piace la posizione di guida, perché gli altri anni, le altre versioni, ho sempre detto è una moto più stile motard, no? Come guida, molto rialzata, e io sono più da moto con stile aggressivo, no? Però mi sembra che l'abbiano migliorata, perché sono un po' più caricato, cioè volendo poi comunque ti muovi anche sulla sella, no? E riesco comunque a caricarmi sui polsi, quindi volendo riesco ad assumere una posizione più aggressiva rispetto a quella che potevi tenere sulla vecchia 09. Saliamo. Wow! Wow! Non sapete cosa darei per avere un passo di montagna qua in questo momento. Mamma mia, appena apri ai medi bassi da una spinta. Controllare che la GoPro si è accesa, che non faccia sterzi. Qua c'è da andare piano, allora andiamo piano. Molto wow! Wow ragazzi, wow! Vi porterò poi, ovviamente nei prossimi giorni, magari un confronto con la Z900, però ve lo porto alla scrivania, perché adesso sono un po' invasato, sono un po', capite? Commenti a caldo vi direi wow, super bellissima questa, quindi devo portarvi un video poi riflettendoci magari a mente fredda, a mente lucida, facendovi confronto con la concorrente della Yamaha, la Z900. Comunque rispetto alla base, nel senso non è che avete una moto completamente di un altro mondo, questa versione qua costa 1700 euro in più circa,
migliora lato sospensioni e la moto è predisposta anche, anzi monta, perché se non sbaglio vedete qua c'è il tastino, monta cruise control di serie. E poi avete alcuni dettagli colorati in nero, avete anche se non sbaglio porcellone spazzolato, insomma è la livrea esclusiva questa qua nera, nera, grigia e blu, quella chiamata Icon Performance, cioè, ma comunque potenza, elettronica, di fatto è tutto uguale sulla versione anche base, ecco, questo volevo dirvelo, non è che la SP è una moto proprio di un altro pianeta, eh. Male la frenata. Allora, la frenata, se venite da una super sportiva, sicuramente vi sembrerà una frenata magari un pochettino, pensavo che andavamo a destra, me l'ho distratto, vi sembrerà magari una frenata un pochettino più spugnosa, ma perché sulle super sportive sapete che io ho GSX-R, siamo abituati comunque a avere dei freni, a frenare di, cioè con dei freni di un certo livello, frena bene, però ecco, se avete magari una super sportiva noterete una frenata magari non così efficace, ovviamente volendo si può migliorare il discorso frenata, ecco, però la moto frena. Era solo questo, è solo un ragionamento, un discorso che vale solo se avete una super sportiva 600 4 cilindri o se avete un 1000. Per tutti gli altri fate finta che non vi ho detto nulla. Ai bassi motore lineare non c'è cupolino, quindi ovviamente qua prendete tutta l'aria addosso. Mi piace il sound della moto, un po' tipo rude, classico sound del 3 cilindri. Vi ricordo che il 3 cilindri è il miglior compromesso, ve lo dico sempre questo, tra 2 cilindri coppie bassi e l'allungo dei 4 cilindri. Mi piace molto. Wow, io sono amante delle sportive, ma questa 09 mi piace anche come posizione, trovo che sia confortevole, posso andare dritto, quindi se non voglio andare in maniera aggressiva posso comunque, vedete, distendere le braccia e guido tranquillamente, oppure posso, vedete, caricarmi, dalla GoPro non si vedrà, comunque posso caricarmi e guidare in maniera un po' più aggressiva. Non siamo ai livelli della Z900 come posizione di guida aggressiva, però diciamo molto molto migliorata rispetto alla vecchia versione della 09. In tutto questo spero sempre che l'audio si senta bene. Manovra illegale, poi ho detto vabbè, stiamo facendo un video, evitiamo. È una moto che dà un ottimo feeling, mamma mia, appena apri che sei i medi, adesso non riesco a vedere bene a quanto ero, ma ottima anche la sella, mi permette di muovermi bene, come dicevo prima. Dicevo, ai medi, tipo adesso, appena apro, guardate, e sono in terza, praticamente la moto esplode, leggermente più sopra rispetto a quanto ero prima, perché ho visto che adesso era un attimo addormentata. Proviamo adesso. Vedete, attorno ai 4.500-5.000 aprite, ero in terza e la moto decolla. Veramente ottima la cambiata, precisissima.
precisissima, fluidissima, non dovete forzare con il piede. Cioè, guardate, io vi dico una cosa, perché mi piacciono le super sportive? Perché se no perché se no mi sa che questa moto qua me la portavo a casa io, magari anche in versione base, così risparmiavo un po', però wow, cioè wow, oggettivamente ragazzi, wow, cioè wow. Wow nei limiti della strada, cioè nel senso non c'è un passo di montagna, quindi per quello che sto provando vi posso dire wow. È talmente morbida che quasi non la senti, è come se la tua mano cambiasse da sola e non c'è neanche quasi il minimo sforzo. Adesso vado a memoria, ma la 09 modello precedente non mi aveva entusiasmato così tanto. Penso che se dovessi veramente passare al mondo delle naked, io più di un pensiero su questa moto ce la faccio. Migliorerei la frenata, perché io provengo appunto dalla sportiva, quindi sono abituato a un altro tipo di frenata, ma a parte quello veramente wow. Magari proverò se gli arriva anche la versione base, così magari vi porto un confronto, se magari qualcuno dice risparmio un attimo. Cioè, voi non sapete quanto mi sto contenendo dall'aprire tutto e tirare, ma mi ricordo ogni volta che certe cose è meglio non farle, ma sono molto molto tentato. Accidenti, che feeling, che tenuta anche, e che motore, che motore, wow, wow ragazzi, e non è che io non ho mai provato, cioè io posseggo una super sportiva, ho provato moto, vabbè, la Katana, cioè ho provato le Maxi, le CB1000R, tutto, quindi non è che io dico guido non lo so, una patente a due e mi entusiasmo perché sto provando una moto grossa. Cioè ragazzi, di moto ne provo, ma è divertentissimo.
giro oggi completamente diverso rispetto al solito. Generalmente sono sempre giretti piano. Wow, mi sono veramente divertito. Mi sa che adesso è anche tempo di conclusioni, di lasciarci. Vediamo un attimo cosa dire. Beh, in realtà vi ho detto già tutto. Su questa moto. Ecco, il motore spinge veramente fortissimo. Cioè, il motore, wow. Motore veramente pazzesco, lineare anche se andate comunque in città, ma quando aprite sopra i 4.500 più o meno spinge in una maniera veramente pazzesca. Ragazzi, non c'è il cupolino qua, ma volendo penso che si possa mettere, quindi va a arrivare addosso, ma vabbè, questo tutto naked. Ottima elettronica, io ho provato la moto con i settaggi che vedete qua, se li vedete, con il TC o sul 2 o sul 3. Per il resto cos'altro? Frenata va bene come frena, niente però di entusiasmante, mettiamola giù così. Per il resto posizione di guida io mi sono trovato bene, ecco, quindi è una posizione che ti mette a tuo agio, pur non essendo comunque una posizione che riprende lo stile della vecchia 09, ovvero stile motarda. Qua è un, diciamo che la sensazione è più accentuata, mettiamola così. Mi sono trovato molto meglio, ecco, io ho sempre detto la 09 non mi piace molto perché è posizione di guida molto, molto, molto rialzata, molto dritta, è migliorata. Su questa, vi dico, su questa versione l'hanno migliorata quell'aspetto, quindi migliorata, poi dipende anche uno come gli piace guidare, cioè io dico migliorata perché io guido in maniera più sportiva, ecco, quindi non è che, poi dipende anche dai gusti, però mi sono trovato bene anche sotto questo punto di vista. Sella buona, permette comunque di muoversi bene. Non mi viene in mente nient'altro, ragazzi. L'elettronica funziona, a un certo punto mi si stava alzando la moto, però subito ha tagliato la potenza e non mi si è alzato. Questo grazie all'antipennata. Ragazzi, io dico solo una cosa: promosso, non avrei veramente motivo di sparare critiche, anche sotto profilo dell'estetica. Vi ho detto che è una moto secondo me molto più che apprezzabile. Io ringrazio il concessionario, ovviamente FB Moto Lodi, che ci ha permesso appunto questa prova, la Yamaha stessa. E ragazzi, da questo video è veramente tutto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, IdianelBike Ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!